Durante questi giorni di sosta per la Juventus potrebbe arrivare un annuncio importante perché si sta per trovare un'intesa di massima da parte tra la Juventus e l'entourage di un calciatore. Scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo, è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi aggiornati ogni giorno, tutti i giorni sulle vicende della vecchia signora in maniera costante e gratuita. Vi basta iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciare like ai contenuti che ci aiutano nello sviluppo di nuovi servizi. Andiamo alla notizia, perché secondo Fabrizio Romano ci sono delle novità importanti per quanto riguarda la Juventus, con un accordo che potrebbe arrivare in queste ore tra la Juventus e l'entourage di Paul Pogba. E sì, perché, come sapete, qualche giorno fa, esattamente venerdì sera, è arrivato l'annuncio di una riduzione della pena per quanto riguarda il caso doping di Pogba da 4 anni a 18 mesi. Questo perché? Perché era stato constatato che appunto Pogba non fosse a conoscenza, diciamo, della presenza di quella determinata sostanza e quindi di fatto si riduce la pena per tale motivazione. Attenzione perché da lì è venuto fuori un po' di suggestione: il terzo Pogback può tornare ancora? Ci sono possibilità per vedere ancora una volta Paul Pogba in bianconero? Beh, secondo Fabrizio Romano, non esattamente, nel senso che a mio avviso poteva esserci una soluzione di un eventuale non ritorno, ma permanenza alla Juventus solo in caso di rinnovo. Qualcuno mi dirà: come il rinnovo? In che senso? Nel senso che alle cifre attuali, ossia 7 milioni, è improponibile pensare a una permanenza di Pogba. Secondo me l'unica soluzione per poter rimanere alla Juventus era un rinnovo con adeguamento sostanziale del contratto, anche per incentivare il ragazzo, perché ricordiamo, il ragazzo aveva la possibilità di allenarsi con la Juventus da gennaio, quindi da gennaio poteva allenarsi con i compagni e da marzo rientrare in campo. Poteva anche essere una risorsa per il finale di campionato, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui la Juventus avesse ridotto il contratto. E sì, perché ricordiamoci un aspetto: Pogba guadagna 7 milioni di euro e quindi da gennaio vuol dire che tu lo devi pagare 7 milioni, che è una cifra esorbitante per la Juventus. Per cui, a mio avviso, l'unica soluzione poteva essere quella: una riduzione dell'ingaggio, un contratto fino al 2026, magari, sempre come con l'attuale, con un adeguamento importante. 7 milioni poteva guadagnarne 2, 1,5. Secondo me questo Pogba, anche soltanto 10 minuti a partita, poteva dire qualcosa. Era anche un modo per dare una spinta alla sua carriera della serie, anche era una bella storia da un punto di vista romantico. Cioè, è successo tutto quello che è successo, i primi 3 anni sono stati disastrosi, ma io mi rimetto in gioco, metto da parte i soldi. Soldi che secondo me nella carriera hanno un po' rovinato il percorso calcistico di Pogba, perché ricordiamoci, Pogba alla Juventus era un giocatore che secondo me in quel momento era uno dei più forti del mondo. Andando allo United prettamente per una questione economica, perché guadagnava allo United una barca di soldi, secondo me si è un po' rovinato la carriera, perché allo United si è perso totalmente, un po' come si perdono in tanti, bisogna essere sinceri, negli ultimi 10 anni. Ecco che Pogba però non andrà incontro al rinnovo. Perché? Perché secondo Fabrizio Romano la Juventus e Pogba dovrebbero trovare in questi giorni un accordo di massima sulla risoluzione del contratto, con dei colloqui che stanno andando avanti tra Giuntoli, l'entourage del suo giocatore, con un Giuntoli che secondo me tra l'altro sta un po' eliminando anche tutti quelli che sono i giocatori, diciamo, del settore Pimenta. Non so se ci avete fatto caso, ma è da anni che vi dico attenzione, perché negli ultimi anni la Pimenta, ex gruppo di Mino Raiola, alla Juventus ha portato veramente soltanto guai. Perché sì, ti porta De Ligt, ma poi dopo un paio d'anni ti dice: no, ma lui se ne deve andare perché alla Juventus è una tappa intermedia. Approfitta della situazione di Ronaldo per metterti dentro un 38 milioni di euro di Moise Kean, uno dei più grossi flop degli ultimi anni. E poi la situazione Pogba ti dice: sì, vendi De Ligt tranquillamente, noi anziché farti pagare il bonus per la firma e tutte le varie spese, Pogba te lo portiamo a zero. Tre casi abbastanza spinosi. E chissà quanti altri. Pensiamo semplicemente agli Yattaren, giocatore che sì, è fortissimo, vedrai, per poco finiva in galera. Cioè, negli ultimi anni la Pimenta ha portato veramente soltanto delle spine nel fianco alla Juventus. Secondo me Giuntoli questo l'ha capito e ha allontanato tutto quello che aveva a che fare con il gruppo Pimenta. Detto ciò, la Juventus dovrebbe trovare diciamo, un accordo per la risoluzione del contratto con un Pogba che, secondo Fabrizio Romano,
anche lui ritiene che un nuovo inizio sia la strada giusta, cioè ricominciare dalla Juventus, dove ci sono tutte queste perplessità su di lui, dove, diciamo, ci avete anche aggiunto le Thiago Motta, non ne hanno parlato con entusiasmo ai microfoni di DAZN nel post partita di Juve Cagliari. Si è avuta la percezione che non fossero così tanto felici la situazione Pogba, anzi un giunto le ha detto è stato un grande giocatore, non gioca tanti anni, un po' la stessa cosa a Thiago Motta. Diciamo, non erano le parole dell'anno scorso di Allegri, che quando parlava di Pogba quasi si illuminavano gli occhi, perché è costretto a giocare con Miretti, Nicolussi, McKenny e Locatelli. Quando gli si parlava di Pogba gli si illuminavano gli occhi. Ora Thiago Motta non gli si illumina veramente gli occhi, né tantomeno a Giuntoli. A Giuntoli si illumina quella che è la spia del pericolo, ossia possiamo pagare 7 milioni di euro a uno che di fatto non gioca da 3 anni, quando l'ha fatto si faceva male anche 2, e quindi... Ripeto, secondo me è un peccato, ma forse e probabilmente parla più la parte romantica che non la parte razionale, perché la parte romantica è quella che vede ancora in Pogba un giocatore che, anche se al 30%, in questo campionato ha una tecnica talmente tanto superiore agli altri che può fare qualcosa di importante. Certo, la parte razionale ti dice che evidentemente questo non può avvenire, perché la parte razionale ti dice è uno che da 3 anni non gioca, perché è arrivato alla Juve, ricorderete, già con una scelta sbagliata, ossia si è fatto male a luglio, lui arriva a giugno, si fa male a luglio, non si opera perché aveva la testa al mondiale. Già lì il rapporto si era intricato con la Juventus, già il popolo bianconero ha visto l'uno che sei venuto alla Juve per prepararti al mondiale che poi non hai neanche giocato, perché quella scelta ti fu fatale, e da lì un percorso che è stato sempre poi travagliato. Rientra a settembre, caso doping, altro anno fuori, quindi è come se la Juventus volesse evitare di rischiare ancora con Pogba. Peccato, perché secondo me è un semplice rinnovo, 1,5 milioni, lui poteva mettere da parte il discorso economico e dire ok, mi concentro ancora nel calcio che conta. La Juventus poteva avere un giocatore che a certi livelli poteva dire qualcosa anche soltanto per pochi minuti a partita, considerando che ci sono tante partite a disposizione. Era un'idea anche da un punto di vista marketing che poteva essere interessante. A Juventus ha deciso di non intraprendere questa strada, vedremo come andrà a finire. E quindi di fatto, anche secondo Pogba, cominciare da una nuova avventura potrebbe essere la soluzione migliore. E speriamo che possa essere così per lui.